veramente un'attenzione assolutamente, diciamo, cioè, dopo un'azione assolutamente insufficiente, quindi per tentare forse anche di tornare a un livello, diciamo, di presentarsi in modo accettabile. Io ho l'impressione che l'atteggiamento nei confronti dell'Ucraina non c'entri con questo, ma c'entri molto di più con una vicinanza di sentimenti e di strategie agli Stati Uniti, alla NATO, un'attenzione all'Est Europa che è particolarmente preoccupato ovviamente dall'invasione dell'Ucraina, quindi che non sia direttamente diciamo connessa a quello che è successo al loro ruolo a Srebrenica. Detto questo, può darsi che ci sia un'idea comunque all'interno del pubblico olandese o almeno della classe dirigente olandese una consapevolezza di accountability, di responsabilità individuale anche per inazione, non soltanto per azione, come l'esempio di Srebrenica ha mostrato. Tra l'altro, l'anno prima c'è stato il caso molto più tragico, se non altro dal punto di vista numerico, del Ruanda, in cui invece lì le truppe delle Nazioni Unite, meno dimezzate da parte del segretario generale, invece sono apparse anche per la capacità enorme del loro comandante, del generale canadese Dallaire, nella memoria rimasti come quelli che hanno cercato in tutti i modi e sono riusciti in parte a salvare quello che nessuno avrebbe pensato che sarebbero riusciti a salvare. Qui si vede anche una incapacità un po' del comando, del comandante, che non rischia, pur sapendo che non è mai lui intanto a rischiare, ma sono sempre i civili che fa rischiare. Da questo punto di vista, allora, che l'opinione pubblica olandese sia stata molto critica per questa inazione è qualcosa che è durata parecchio, anche perché l'Olanda, diciamo, storicamente è il paese europeo forse più legato ai diritti umani e quindi inevitabilmente l'ha vista come una ferita molto forte. Sì, infatti è bella la frase finale in cui il comandante, dando i fii, paradossalmente dice: sono delle regole da rispettare, cioè le regole da rispettare di cancellare i fii a fronte di un mondo in cui... Un'ultima... La guerra nell'ex Jugoslavia si connota comunque perché una delle ex repubbliche ritiene che la famosa linea Karlovac-Vitrovica, no? Era quella della Grande Serbia, no? Era l'ideologia che stava dietro, tutto quello che era a est di questa linea dovesse essere considerato Serbia. Si può fare un'analogia con quello che oggi troviamo con l'idea di putiniana e dire tutto quello che un tempo era Unione Sovietica può tornare a essere Unione Sovietica. Io recentemente, parlando con colleghi di vari paesi europei, soprattutto dei paesi baltici, loro danno per scontato che prima o poi la Russia li invaderà di nuovo. Io parlavo con una collega proprio ultimamente in uno di questi corsi per magistrati, diceva: ah, certo, era da poco la guerra in Ucraina, l'invasione in Ucraina, ha detto: è certo, l'Europa rischia di essere in guerra. Dice: ma già siamo in guerra. Cioè, ma lei lo diceva proprio come una cosa scontata, che già era una situazione di guerra e che i prossimi sarebbero stati loro. Anche qui possiamo trovare un'idea simile, che del resto non è particolarmente confortante, però no. Siccome la storia tende a ripetersi, provo ad azzardare, ma col conforto anche del professore, naturalmente, se non dico cose esatte. Uno dei problemi che lega l'esperienza della Jugoslavia a quella della Russia con l'Ucraina è sicuramente il tema delle minoranze, cioè quando l'Unione Sovietica si dissolve sono milioni i russi che vivono al di fuori dei confini della Russia, in quelli che erano stati che componevano l'ex Unione Sovietica. Stessa cosa succede nelle repubbliche jugoslave.
Quando la Slovenia vuole dichiarare la sua indipendenza, la Croazia anche, ecco che Slobodan Milosevic dice benissimo, volete diventare indipendenti, è giusto che io, che i serbi però rimangano, abbiano anche loro il diritto di scegliere e rimangano, entrano a far parte di un unico Stato Serbia, all'interno dei confini, anche se questo significhi tagliare dei pezzi di territorio dalla Croazia e dalla Bosnia. Che è quello che in parte è successo con il famoso ponte tra la Croazia e la Bosnia costruito ora dai cinesi. Esattamente. Quindi c'è un tema, e lo è stato, io ho lavorato per l'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, che del tema delle minoranze legato alla sicurezza ha fatto uno dei suoi, se volete, dei suoi pilastri, e ha avuto delle missioni nei paesi baltici dove la presenza russa è molto forte. Quindi questo non spiega evidentemente quella che è la politica di potenza della Russia in un mondo che sta cambiando, in cui vuole affermarsi, però indubbiamente il tema, il paragone da questo punto di vista può essere fatto, ritengo. Professore, mi dica. Beh, io penso che il tema delle minoranze russe è stato un tema nel decennio di Yeltsin, perché Yeltsin voleva la garanzia, e la garanzia in qualche modo è avvenuta dovunque, in tutti i paesi che si sono fatti indipendenti, perché i russi e i russofoni che stanno in Estonia, soprattutto anche in Lituania, che spesso non parlano l'estone, ma vogliono rimanere lì, se ne guardano bene dal pensare di tornare in Russia. In realtà Putin ha fatto strategicamente e ideologicamente, quindi poi nel racconto della memoria, della storia, dell'ideologia che passa in modo fortissimo, per esempio con un controllo ormai sui manuali di storia nelle scuole, per cui chi si azzarda a dire qualche cosa che non è quello scritto esattamente viene licenziato, va in galera, eccetera. È invece l'idea proprio non tanto, cioè la giustificazione, come è stata per i russofoni del Donbass, è quella delle minoranze. Se fosse stato quello, la guerra anche del febbraio scorso sarebbe stata, e lì probabilmente vittoriosa dal punto di vista di Putin, solo in quella zona lì. Invece è l'idea complessiva che è emersa sempre rapidamente fuori. Prima veniamo a liberare gli ucraini dai nazisti perché sono come i russi. Poi no, voi siete russi, non siete nulla, adesso noi dobbiamo controllare. Quindi è una logica molto, molto diversa. È la logica della grande Russia, dell'URSS. Tant'è vero che le tre date che Putin richiama sempre, l'ultima soprattutto ovviamente che è quella della vittoria contro il nazismo, ma le prime due sono la vittoria contro Carlo XII di Svezia e la vittoria contro Napoleone. E chi non dà questa idea positiva della storia russa è uno che va in galera perché parla male dell'orgoglio russo. Anche i polacchi fanno lo stesso in parte, però insomma sulla storia e la memoria le questioni purtroppo sono messe male non solo lì. Io vi ringrazio.